lo incontrò Mosè sul monte Sinai. Ah, Saronni. Io rimasi un attimo scioccato, poi mi sono sentito male. Ma non tanto non tanto per l'assurdità della risposta, ma per l'immagine che mi colpì. Perché voi immaginatevi, cazzarola, Mosè aveva appena parlato con Dio, no? Con pizze e fichi. E scende dalla montagna con le tavole della legge e davanti gli passa questo con la maglia ciclamino in un Con la presunto, bici col nago. esatto, una bici col nago, pensando fosse un premio della montagna il Monte Sinai. Ma la cosa più drammatica fu una telefonata che non è mai andata in onda su, cioè non è mai andata su internet, ma che mi fece ridere tantissimo. Era una telefonata di una signora che doveva indovinare quale fosse l'inno nazionale dell'Australia. Ma la domanda era difficile, chi lo conosce l'inno nazionale dell'Australia? E c'era sto inno che si sentiva tiri tiri Canguri tiri, d'Australia. eh? Canguri d'Australia. Sì, dai. Tra poco è tutto finito. Allora, no, ma faceva ridere perché sentiamo questo caspita d'inno dell'Australia e il concorrente non indovina. Allora la telefonata, pronto? Brondo. A me quando dicono Brondo già un po' mi fa. Brondo. Dico, buonasera, sì signora. Ha capito di quale paese fosse l'inno? No. Guardi, l'aiuto, perché poi andavamo veloci, quindi dico, l'aiuto è il paese dove vive l'animale con la borsa. Che animale è? Silenzio. Leona? No, 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 il leone, insomma, il re della foresta. È che è partita con molti animali, c'è il leofando, è tutta una serie. Alla fine abbiamo finalmente raggiunto, dopo una decina di minuti, il Kangaroo. Kangaroo, che è un po' il codice fiscale della bestiola, però la signora diceva il Kangaroo. E questo è quello che ho detto, bene signora, il Kangaroo. Dove vive il Kangaroo? Ah, in Australia. No, signora, non in Australia, in Australia, in Australia. No, signora, non è in Australia. Ma come nel Kangaroo in Australia? Non gridi, signora, non è in Australia. È Australia. No, mi segua. Signora, mi segua e si fidi. In Australia vivono gli uomini. Se gli uomini vivono in Australia, le donne dove sono? A casa.